Il design dello specchietto della Guaira è uno degli oggetti che più volte mi hanno chiesto da dove veniva presa l'idea, come è nata l'ispirazione. In realtà l'ispirazione è molto semplice. Guardando una volta uno specchio, molto da vicino, che stavo guardando l'occhio, ho pensato, ma perché non facciamo lo specchio con la forma dell'occhio? Certo, con la forma dell'occhio di una bella donna, non certo la mia. Ed è così che è nata questa forma. Molte volte mi hanno chiesto se era ispirato a una foglia. Sì, magari prende anche questa forma, però diciamo nasce tutto da un occhio un po' stilizzato, al netto logicamente della funzione, ovvero di poter rispettare quello che viene imposto dalla normativa, tenendolo più piccolo, più rastremato possibile. Questa è la forma che noi vediamo, quella che vede normalmente chi guida la vettura. Poi logicamente c'è anche questa parte, che è una parte che oltre al design ha una funzione, perciò un gambo doveva essere questo gambo con questo profilo alare molto semplice, dove dentro passano tutti i cablaggi. Questa praticamente divisione fra la parte superiore e la parte inferiore, con questo piccolo gradino per renderlo più leggero, che non è altro che il proseguimento del gambo che poi si sfuma e muore lì. Questo è un componente che è stato disegnato, costruito il modello e poi manualmente, cioè con un lavoro di accarezzandolo, lavorandoci sopra, siamo proprio riusciti a darle quella forma, quella leggerezza che cercavamo. Quella trama del carbonio, come viene disegnata nel componente, ci ha aiutato anche a renderlo più fluido, dare l'idea di un qualcosa che penetra nel vento. C'è una scomposizione, diciamo, fra la parte superiore del guscio e la parte inferiore, di circa un terzo e due terzi come proporzione, perché il contrario, secondo me, lo fa diventare più pesante. Ecco, questo andamento proprio è un andamento che comunque dà anche l'idea di qualcosa che penetra nell'aria, che crea del carico, che in realtà non abbiamo studiato quello, però diciamo questo è un po' il concetto. Poi il tutto doveva andare a finire in questa boccola d'alluminio, e questo attacco è presente sulle sospensioni delle macchine di Formula 1, proprio dove si innesta la sospensione al telaio c'è un concetto simile, perciò proporre, pensare a un concetto del genere era qualcosa che mi piaceva, e abbiamo condiviso anche con i ragazzi. Il fatto di creare questa parte interna, diciamo questa parte in alluminio tonda, era molto più semplice per creare questo meccanismo di arretramento, per ruotarlo, sia per una questione di sicurezza che per anche quando uno trasporta la vettura. Questo probabilmente è uno degli oggetti più simpatici. Mi è capitato di incontrare una signora negli Stati Uniti, che ha una delle catene di hotel più importanti al mondo, organizzano l'evento, uno degli eventi più importanti al mondo a Pebble Beach, e si è avvicinata a questa signora e mi ha detto: guardi, la sua macchina è bella, però la cosa che mi colpisce di più, e sempre quando la guardo mi dice qualcosa, mi vedo, è appunto lo specchietto della sua macchina. Per Natale di qualche anno fa abbiamo costruito uno specchio, l'abbiamo fatto una base in modo che lei si potesse truccare con questo oggetto qua.